non mi dispiace l'idea del letargo, tranne per il fatto che si mangia meno. Oh, guardate quante tane e rifugi ci sono ancora. Temo che non riuscirò a svegliare tutti gli animali prima dell'arrivo della primavera. Beh, ti aiuto io, Fluttershy. Oh, davvero? Oh, sarebbe una casa meravigliosa. D'accordo, allora comincio da là. Cucù! Svegliatevi, amici! Ovunque voi siate, c'è la primavera! Sono curiosa di scoprire quale grazioso animaletto ha svegliato. Buongiorno a voi, amici. Non pensavo che le attività per chiudere l'inverno fossero così faticose. Ovvio, se non si fa uso della magia, perché invece non la sfruttiamo per fare le cose come si deve? No, Spike, devo seguire la tradizione del posto. A Ponyville non si è mai usata la magia per chiudere l'inverno. Ma che significa? Non è una buona ragione. Sai bene che potresti farlo in men che non si dica con la magia. No, no, no. Troverò senz'altro un altro modo per rendermi utile, costi quel che costi. Continua così, Caramel. Bene così, Buggy. So che è una faticaccia, ma state andando alla grande. Ciao, Applejack. Come ti vanno le cose? Oh, non c'è male, grazie. L'inizio è stato lento, ma adesso andiamo spediti. Come vedete, la zona è molto vasta. Non si può piantare né innaffiare finché non si è tolto di mezzo tutta questa montagna di neve. Benone, ti do una mano. Saprei, Twilight. Mettimi alla prova. Ecco, non dico mai di no a chi ora sodo, ma... Sai bene che potresti farlo in me che non si dica con la magia. Potrei usare l'incantesimo anima cose. Devo farlo. È l'unico modo. Però ne ha di energia per essere così gracile. Brava, così hai seguito il consiglio. E che cosa vorresti dire con questo?